música y su vela. Dando vueltas en la nave por toda la ciudad. Me reconoce por el brillo en la oscuridad. Aunque vaya lento. Ya se va de bene. Buenas noches, damas y caballeros. Y bienvenidos sul centro sportivo San Rocco di Capodimonte. Il derby sudamericano. Il derby tra Barrio e Bolzos Nois. Il primo del ranking vale la pena, vale la testa della classifica, perché queste due squadre hanno 10 punti. Il Barrio dopo 4 partite, il Bolzos Nois dopo 5, in testa a testa tra due squadre sudamericane nella 25esima edizione dello Sbordone League, oggi domenica 27 ottobre 2024, ore 18. La vorrei commentare tutta in spagnolo. Tutto pronto, fischietto in bocca per Nicola. Non so se deciderà l'Under League, ma sicuramente sarà parte importantissima di questo viaggio, questo girone. 12 appuntamenti in questa domenica, round 6 più o meno, i match ufficiali di questa edizione dello Sbordone League. 52 partite giocate prima di questo weekend, diverranno 64 dopo questa domenica con questi 12 appuntamenti, che sono iniziati alle ore 16 e termineranno alle ore 23 con l'ultima doppietta di gare in Elite League. Formazioni qua, attenzione, calcione su Palacios Alexis, uno dei primi due ex di questa sfida in Stella Rossa. Vediamo Brian, occhio, Vendel di Origlio. Vendel mette sopra, Carino aggancia e cerca d'esterno Brian, controllo a seguire, saltapetti, sinistro, rete! Dominguez porta avanti il suo Barrio 1-0. Poi con gol dedica, romantica, 1-0, gol perfetto del Barrio. Disimpegno con palla lunga. Palacio si impatta, sbuca Brian, Vendel, aggancio, tiro, poi grande sterzata in rete, contorsione destro all'angolino, Vendel raddoppia il vantaggio del Barrio, secondo gol consecutivo per lui, ha firmato il gol partita contro le Scimmialand una settimana fa, gol del 3-2, vale il 2-0 in questo match. Carino si spoglia, Lemus per Origlio, ancora Lemus, prova in porta. Lemus palla sopra, intercettata, poi sinistro, Buriglio che gioca per Lemus, fuori, per Alvarez, per Lemus, prova da qua, fuori, succede ormai anche questo. Vendel, la porta, taglia al campo, cerca l'incrocio dei pali, gatto morbida, vediamo un po', è della squadra in maglia nera, cercato Buriglio, rimane là, arriva Gatto, finta il tiro, poi destro, Alvarez indirizza, palla sopra, di testa Conte, Carrino aggancia, sinistro che sfiora l'incrocio dei pali, l'ultimo uomo in barriera alza troppo, si troverà la sinistra di mezzo a campo, resiste all'uomo destro largo, adesso gioca nel Los Alcoles, altra compagine parte Luis Gomez, Carrino direttamente in porta, attenzione, Ramirez tutta sopra, occhio a Brian che riesce a conquistare il pallone tra le gambe, adesso nei piedi, sbuca Carrino, soffia palla, parte lui, è velocissimo Carrino, tira Irving che spinge, poi sul pallone Conte, pedone di Alvarez due volte, forse falloso, poi Buriglio, Martinez, Lindo sul pallone, arriva Slestad, la soffia, punta l'uomo numero, doppio 1-2 sulla linea di fondo, esagerano. Primo tempo, dice il dottor Nicola, laureato in ingegneria, finisce 2-0 per adesso, 25 minuti, Barrio in doppio vantaggio nel derby sudamericano contro i Bolzos Nois. Sì. E allora si sono ripristinati, giocatori in campo, hanno cambiato un po', è entrato Riccardo. Guerrero di tacco, innesca Brian in porta, trova l'angolo giusto,
2-1, si riapre il match. Beffato Grasso, Alvarez, gol dell'ex. Oh, non so gli altri come stanno venendo, ma stanno venendo tutti. Forse è aperto dall'altro lato, lo sai. Allora sì, ci chiama qualche sbordoniano. Intanto Gatto, dribbling secco a sinistra all'angolino. Pareggiano i Boixos Nois, 2-2 in 100 secondi, anche meno. Doppia sberla della squadra in maglia nera, quella in maglia bianca, cambia tutto. Mentre spiegavamo, entrata di Guerrero, di Riccardo, hanno dato un altro animo alla squadra, non lo so, qualcosa è cambiato. La marcia dei neri pure, ora sono in area di rigore. Riccardo, l'appoggio per Alvarez, che danza e va col sinistro. Poi di nuovo con le mani Alexis, Vendem, palleggio, non male, poi col tacco verso Carrino, guarda la porta fuori. Ramirez, di nuovo sopra con Brian che aggancia e prova la sforbiciata, rimane là sta palla molto contesa, fallo in attacco. Mentre Vende sparava all'incrocio dei pali, si spalla verso Guerrero, ruba Ramirez, riparte il Barrio, c'è Brian, riceve, occhio al mancino, fuori di testa, accoglie Carrino, Alvarez di lui, spalla a spalla, retta, ancora Carrino, gira di là verso Vendel, poi si butta dentro, Vendel prova a riproporgli palla, Vendel in porta, non la trova, Alexis, palla nel box di Lar, di testa infila il 3-2 per il Barrio. Gran cross, anzi gran traversone per Jesus, che di testa prende in estasi i suoi compagni. Vedete il vantaggio del Barrio. Tra l'altro Gomez sono entrato, questi qua sono entrati, palla occhio a Aguilar in area di rigore, prova qualcosa, arriva Vendel, spacca la porta e fa 4-2. Vendel, la palla passa, occhio a Treco, movimento di Carino, Treco, tiro cross esterno della rete. Haslestad si gira sul controllo, palla a Moises Grasso. Sarà l'ultimo appuntamento dell'Under League di questa giornata con la classifica che cambia dopo il risultato di Irni. Alexis, parata di Irving, poi Ramirez con buona guardia, Vendel la riporta sopra, cambia lato verso Carrino, intervento di Alvarez, rimane a Treco sta palla, Petti chiude tutto, riparte ma rimane a Alexis Palacios, il gol dell'ex anche per lui, stavolta sponde invertite, lo fa con la maglia del Barrio al suo ex gruppo Stella Rossa. Alvarez, Gatto, Haslestad, punta, l'uomo va da Alvarez, occhio alla trama della squadra in maglia scura, Gomez porta a casa anche la rete, Luis Gomez lo merita, è uno dei migliori dei suoi. Lingues, Gatto, Alexis la ritrova, palla Vendel, prova da là, occhio, triplice fischio, se lo prende il Barrio, il derby del Sud America della 25esima edizione dello Sbordone Ligue contro i Boixos Nois, vince di due lunghezze 5-3, una bellissima partita, molto molto sportiva, eccezionale terzo tempo di fine gara. Il Barrio comanda l'Under League con la 13 punti in classifica, rimangono a 10 ragazzi in maglia scura. E allora termina il derby del Sud America di questa 25esima edizione, il Barrio batte i Boixos Nois, Luis Gomez segna, gioca bene secondo me, come hai visto la tua squadra, cos'è mancato? Aspetta, allora. Siamo stati forti, però lamentabilmente l'altra squadra non si può dire che è un po' sfatta, sono buoni, lamentabilmente non ho uscito tre punti, però speriamo alla prossima stare più forte fare vincere questa partita. Rimanete al secondo posto e comunque potrete ancora inseguirli lì. Sì, vabbè, per la prima diciamo restiamo a niente al primo posto, speriamo seguire più forte e arrivare al primo punto.
Una dedica per il gol? Vabbè, la mia moglie, i miei figli che stanno qua, che hanno venuto a vedere la partita, e il gol sono per loro. Complimenti a Luis Gomez dei Boxers Noise. Andiamo ragazzi del barrio, che invece sono contentissimi per guidare la classifica. E se ne va! La capolista se ne va! La capolista se ne va! Un attimo solo, raga, due parole giusto per Wendell. Le dice Wendell che fa il gol partita anche oggi, perché poi stai segnando tanto e stai rendendo veramente un grande apporto ai tuoi. Che stagione può essere? Sono contento per il gol, però meno male che ci ha portato avanti io nella classifica e nella partita. Speriamo di portarti ancora altri gol e andiamo avanti. Una dedica per questo gol? No, alla squadra, che sta lavorando sempre meglio insieme. Stiamo facendo di tutto per fare insieme di squadra. Allora, complimenti al barrio, a Jesus. Non avevo due parole. Guidate la classifica dopo tanto tempo. Potrebbe essere la stagione giusta questa qua per il barrio? Sì, questa diciamo che è la stagione giusta. Siamo al primo posto, manca una partita in meno al secondo posto. E vabbè, dobbiamo vincere quelli che restano. E buona serata da Jesus, il barrio, Jenny Perna. Un bar, buonasera.